Antonella Clerici è stata recentemente sottoposta ad un delicato intervento chirurgico in seguito a una diagnosi ricevuta durante un controllo di routine. Scopriamo insieme di che condizione si tratta e quali sono le cause e i sintomi a cui fare attenzione. Antonella Clerici, intervento chirurgico. Antonella Clerici, operata d'urgenza. Cosa è successo? La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Poco prima l'avevamo vista nello studio Rai alla conduzione del programma È sempre mezzogiorno, e poche ore dopo era su un letto di ospedale, visibilmente provata. Antonella Clerici è stata travolta da uno tsunami, come lei stessa ha riferito, dopo un normale controllo di routine. Inaspettatamente, la visita ha fatto luce sulla necessità di sottoporsi ad un intervento chirurgico urgente alle ovaie. Il post dall'ospedale dopo l'operazione, i fan preoccupati. Dopo l'operazione al Regina Elena di Roma, Antonella Clerici ha voluto rassicurare i fan con un post su Instagram che spiegava l'accaduto. La pubblicazione comprendeva una sua foto distesa sul letto d'ospedale con l'invito a fare prevenzione e la spiegazione dell'intervento chirurgico alle ovaie a cui si era dovuta sottoporre urgentemente dopo la diagnosi. Ma qual era la condizione di cui soffriva la conduttrice e qual è la portata di una simile operazione? Essendo l'ospedale in cui Clerici è stata ricoverata un istituto per il trattamento dei tumori, il pensiero dei fan e dei followers è andato subito al brutto male. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta, quali sono i sintomi e le cause della condizione di cui è stata affetta Antonella Clerici. Antonella Clerici, il motivo dell'intervento chirurgico. Come lei stessa ha spiegato, Antonella Clerici è stata operata per una cisti ovarica. Il Messaggero ha riportato le informazioni su questa specifica condizione poco nota a tante persone. Si tratta di una formazione a sacco contenente liquido che si sviluppa all'interno o sulla superficie di un ovaio. Le cisti possono variare in dimensioni e spesso sono benigni, senza sintomi e possono risolversi spontaneamente nel tempo. In altri casi invece, le formazioni possono causare dolore addominale, gonfiore o altri disturbi percepiti dalla paziente. In un articolo riportato da Rai News, si legge la spiegazione del professor Vito Troiano, specializzato in ginecologia ed ostetricia, sulle cisti ovariche. Possono essere di varia natura, benigne, essere l'inizio di una problematica di tipo oncologico o borderline tra una patologia benigna e una maligna. Da qui le procedure standard nel caso di diagnosi, l'asportazione delle due ovaie, in presenza di una cisti che presenta anomalie, ha spiegato Troiano a Rai News, è l'indicazione giusta secondo le linee guida. Ma la diagnosi definitiva può essere data solo dall'esame istologico. Ma da cosa sono causate queste formazioni? Professor Vito Troiani, specializzato in ginecologia e ostetricia. Le cause delle cisti ovariche. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, le cisti ovariche si formano comunemente come parte del normale ciclo mestruale o in risposta a condizioni come l'endometriosi o squilibri ormonali. Se diventano grandi, persistenti o causano sintomi significativi, potrebbe essere necessario un intervento chirurgico per rimuoverle, come nel caso di Antonella Clerici. Per poter tenere monitorata la situazione è importante, come anche suggerito dalla conduttrice, fare sempre prevenzione sottoponendosi a controlli frequenti con un medico specializzato.